Gianni Solinas, il portiere dell'Ossese. Gianni, il tuo commento sulla gara? Guarda, la partita, secondo me, il primo tempo è stata abbastanza equilibrata, anche se le occasioni loro con la punizione sono andate molto vicine al gol, però noi siamo passati in vantaggio e stavamo giocando abbastanza bene, partivamo bene, le due punte erano abbastanza rapide rispetto ai loro difensori molto più lenti. Poi al secondo tempo, appena buttato fuori l'uomo loro, stranamente, la superiorità numerica invece di agevolarci. Non so, ci ha causato un blocco mentale, non lo so. Loro hanno giocato molto sui rilanci, cercano molto le punte, hanno guadagnato un sacco di punizioni al limite dell'area, da cui una poi appunto è andato il gol su una respinta, un bellissimo gol all'incrocio dei pali purtroppo. E niente, abbiamo sofferto, poi ha buttato fuori un altro uomo, quindi c'era un'altra possibilità, però forse inesperienza, forse ancora ragazzi un po' giovani, non siamo riusciti a prendere il pallino del gioco e a creare le occasioni che si potevano tranquillamente creare, essendo un due uomini in più. E niente, la partita poi è andata via veloce, hanno perso tempo, giustamente hanno cercato di portare in sacco il pareggio, come poi alla fine è stato. Niente, una bella squadra con la Ginnasio, molto forte. A differenza di come era stata costruita la squadra con i quattro big, diciamo, arrivati dal Ploaghe, Marco Secchi infortunato, tu sei rimasto, gli altri due per un motivo o per l'altro vi sono allontanati. C'è dispiacere per l'epilogo di questa vicenda? Tantissimo dispiacere, anche perché comunque oltre che compagni di squadra erano due amici, soprattutto Massimo e Davide Fois, però purtroppo il calcio è questo e cerchiamo di andare avanti, speriamo che il presidente del mercato di riparazione cerchi di prendere qualche giocatore di esperienza, perché alla fine ci siamo solo giocatori di esperienza, perché comunque la squadra sembra abbastanza intaragliata bene. Speriamo di rimanere sempre lì e poi il calcio è strano, alla fine tutto è possibile in questo campionato. Va bene, grazie a Gianni Solinas, ancora complimenti per la tua prestazione.